Eccoci qui, cari amici. Bene, come vi avevo detto nel primo video dedicato a Polonia e Italia, ora parliamo di basket Lega A. Ieri sera ci sono stati gli antici, i classici anticipi del sabato sera, entrambe le squadre di Bologna. Allora, diciamo che un Bologna sorride e l'altro piange. Chi sorride la Fortitudo Bologna, chi ha vinto, entrambi i Bologna hanno giocato in casa, ovviamente in palazzetti diversi. La Fortitudo ha avuto la meglio su Trento per 93 a 70, invece la Virtus ha perso di 3 contro Cremona 95 a 92. Per quanto riguarda la classifica, quindi abbiamo al momento a 4 punti Milano, Trieste, Venezia, Varese, Virtus Bologna, a 2 Brindisi, Sassari, Reggio Emilia, Cantù, Treviso, Cremona, Roma, Fortitudo Bologna, ancora a secco Brescia, Pesaro e Trento 0 su 3 purtroppo. Per quanto riguarda la nostra gara a Brindisi, quest'oggi giocherà in casa di Reggio Emilia, che nell'ultimo turno ha avuto la meglio su Trento in trasferta per 87 a 81. Quindi, come avevo detto e ripeto, la Fortitudo Bologna sorride vincendo contro Trento, invece la Virtus piange per aver perso di soli 3 punti contro Cremona. Oggi, per quanto riguarda l'aspetto sportivo, c'è tantissimo. Vedremo quello che riuscirò a fare con i video. Formula 1, MotoGP, c'è la classica mondiale del tennis, Nadal Djokovic, o come volete dirla, Djokovic Nadal, senza dimenticare che ieri a soli 19 anni c'è stata la prima tennista polacca a vincere un Masters 1000. Bene, poi vabbè, c'è il Giro d'Italia, anche se non seguo molto il ciclismo. Ieri c'è stata la tappa Giovinazzo Viesse, passando anche qui da Trani. Bene, vi ringrazio voi tutti, senza dimenticare l'appuntamento domenica, cioè con le repliche di Raw e SmackDown su D-Max, di Raw al sabato alle 10:30 circa, più o meno stesso orario per SmackDown alla domenica. Il sabato però, oltre a Raw, c'è anche NXT alle 12:30, alla domenica prima NXT alle 9:30, poi SmackDown, ovviamente con le classiche voci della primata ditta Franchini e Posa, diciamo cavolate a iosa. Bene, quindi noi ci vediamo prossimamente. Salute a tutti, alla prossima, ciao.